e poi qui in voce a fianco a me, pronto a parlarvi, il buon Cristiano Baggion. Buongiorno, ovviamente, e il buon Luca Basile, come sempre, omnipresente. Buongiorno da Cassano Magnago. Beh, insomma, partitona oggi, partitona super interessante. I ragazzi sono già tutti schierati, pronti per entrare in campo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una bella battaglia. Eh sì, diciamo che il Cassano non è piaciuto al proprio allenatore, e diciamo, cioè, neanche noi più di tanto settimana scorsa, quindi sono chiamati a una prova di riscatto, di orgoglio, chiaramente. Soprattutto l'approccio alla mentale alla partita non ha soddisfatto Belotti, ce l'ha detto sia nelle interviste che in post gara, sia frequentando il ne faceva settimana. Una questione di numero di errori dovuti proprio, esatto, ad approccio alla quindi partita. Quindi poi dice: è inutile parlare di tattica o di strategie particolari, se tieni in mano la palla possiamo inventarci quello che vogliamo, ma 15 errori tecnici nel secondo tempo contro 5, ecco, fanno già una differenza abissale. Intanto applausi per i ragazzi che entrano in campo. Alla vostra destra maglia azzurra per il Fasano, e a sinistra, insomma, solita maglia amaranto stranota del Cassano Magnago. Andiamo velocemente a leggere le formazioni. Eccoci in formazione, vai Luca. Per la Junior Fasano, numero 1 Sibilio, numero 7 Angiolini, numero 10 Sperti, numero 11 Pugliese, numero 12 Leban, numero 13 Notarangelo, numero 14 Messina, numero 15 Boggia, numero 19 Cantore, numero 23 Bearovic, numero 44 Oesling, numero 69 Corcione, numero 95 Yastam. In panchina ovviamente Vito Fovio. Questa è la formazione del Fasano, e a seguire quella del Cassano. Quindi classicamente col numero 12 Monciardini, col 14 Lazzari, col 19 Saitta, col 27 Labruna, col 29 Branca, col 30 Bassanese, col 43 Salvati, col 44 Kabir, col 67 Borghi, con il numero 77 Dorio, col numero 81 Visentin, col numero 85 Mazza, con numero 91 Savini, con numero 93 Riva, con numero 99 Albanini, e ovviamente in panchina già citato Matteo Bellotti. E ci siamo tutti, possiamo cominciare, le squadre sono in campo, si attende l'ok dal tavolo a cui risponderà l'ok dei direttori di gara. Intanto però ancora si attende, ecco, Fasano si porta alla metà campo e via, ci siamo primo pronti. Possesso palla proprio per il Fasano, e stanno per fischiare gli arbitri, ricordiamolo, Riello e Panetta, la coppia arbitrale designata oggi. Non è prevista la presenza di un commissario, quindi per oggi si devono arrangiare loro due senza guida. E si comincia, scambio come è dopo di saluti tra i giocatori in campo, giusto prima di iniziare, anche scambio della palla, ormai è diventato un rito. Fornire la palla a chi è in difesa per poi riaverla indietro è diventata una sorta di... Io sto aspettando il giorno che uno prende la palla fuori. Beh no, perché sarebbe veramente meschino a questo punto. Non possiamo attenderci che possa succedere una cosa del genere, ma sarebbe divertente. Intanto viene deviata una palla subito, pronti via. Attenzione, perché ci sono indicazioni da parte del dirigente che ancora stava finendo di sistemare la porta, e sì, dunque si ferma in una rete tempo da sistemare. È probabilmente buon Walter, ecco, tutto pronto. Tanto aspettiamo per leggere velocemente il programma di questa settima giornata di andata della Serie Gold di pallamano maschile. Quindi Albatro, Brixen in anticipo, vittoria del Brixen per 23-28, poi Cassano Fasano. In contemporanea è cominciata alle 16 anche Carpi Sassari, alle 17.30 Campus Italia Merano, 18.30 Pressano Bolzano, Romagna Rubiera e Conversano Fondi. Questo è il programma, tanto nulla di fatto. Per sì, il primo tiro del Fasano finisce fuori e Cassano subito si riversa nella metà campo del Fasano, a palla che arriva a Saita, ma sotto fallo, 9 metri per Cassano, deve essere battuto però nella giusta posizione. Va Kabir, si riprende. Cassano che è schierato con Savini, poi vediamo Labruna e Mazza, quindi questi tre terzini, all'ala sinistra Filippo Branca, l'ala destra non lo vedo ma credo che sia Saita, pivot Kabir, tra i pali Luca Monciardini. Si libera Savini. Si libera bene, va subito Savini, trova spazio e soprattutto
piazza bene questa palla alle spalle del portiere del Fasano, però Fasano subito torna indietro, però non si capiscono, doveva evidentemente il terzino tagliare il completamente la difesa, invece è rimasto al suo posto e la palla finisce fuori. Tanto però c'è un richiamo da parte del direttore di gara al numero 7 del Fasano, come a dire attenzione, sì, basta, un richiamo verbale. Angiolini. Poi il prossimo attacco vi leggeremo anche lo starting seven degli ospiti. Volevamo farlo prima, ma hanno perso palla troppo velocemente, non abbiamo tempo a leggere chi fossero. E intanto è Cassano che organizza il gioco con la Bruna al centro. Poi mi sembra che per il Cassano ci sia anche un cambio attacco e difesa, perché ho visto la Bruna entrare in campo successivamente a ha provato ancora Savini, ma all'esterno della porta. Il tiro non gli è uscito, secondo me, come Leban. Non è uscito come voleva. E dunque viene però spazzata via sta palla, una bella provato il tiro sotto mano Yastam, che insieme ad Angiolini e Notarangelo compone il trio dei terzini, pivot ovviamente numero 44 svedese Östling sulle ali, vediamo Sperti all'ala destra e sull'ala sinistra dovrebbe essere con numero 19 Cantore. Tanto Notarangelo invita il pivot ad uscire e così fa. Yastam, Angiolini si accentra. Crocivari, Notarangelo ancora, palla per il pivot. Si libera bene. Non solo non riesce a tenerlo, ma addirittura segna. Sì, gli arbitri inizialmente sembrava stato per fischiare 7 metri, poi visto che la palla è entrata, gli ha dato il convalidata. Gli ha dato il vantaggio. Rete del numero 44, c'è questa curiosa coincidenza, due pivot hanno entrambi il 44 sulla maglietta. Scontro tra 44. Va bene, allora si ritorna nuovamente nella metà campo del Fasano, ancora Cassano che organizza l'azione d'attacco, cambia con Mazza, la Bruna cerca uno sfondamento il giocatore Notarangelo del Fasano. Poi rimane a terra Savini, si rialza un po' claudicante, ma sembra poter riprendere a giocare senza problemi. Viene chiamato, non se n'era accorto subito, ad asciugare il campo l'addetto al campo, appunto. Siamo pronti per incominciare. Tanto scambio di informazione tra Mazza e Savini. E comincia nuovamente il giro di palla. Savini, Mazza, la Bruna. Ancora la Bruna, Savini. Ancora girano la palla, ragazzi del Cassano. Viene fermato Mazza. Bacabirra batte di 9 metri. Mazza da fuori, però tiro sopra la traversa. Aveva lo specchio della porta, ma finisce sopra la traversa. Tanto prova da fuori, arriva Monciardini, ma il tiro è molto forte. Angiolini porta in avanti il Fasano. 2-1. Attenzione. Tanto appunto i numeri 44 che se ne stanno dando di santa ragione. Arriva un giallo però. Era ai danni del pivot del Fasano per questa azione difensiva nei confronti di Cabir. Si attende ancora una volta il ripristino del campo. Tutto pronto, si riparte. Chiama lo schema la Bruna, due destra. Savini va a incrociare al centro, prova a superare il suo uomo, passa la Bruna, passaggio per Kabir che riceve ad una mano, viene però contrastato in maniera irregolare con i piedi all'interno dei 6 metri e dunque l'arbitro concede il tiro dei 7 metri, va subito Mazza a prendersi il pallone, bravo Kabir in questo caso a ricevere con una mano, a girarsi in maniera molto molto rapida, non riesce il difensore a trattenerlo o perlomeno lo trattiene in modo irregolare. E sbaglia ancora però il rigore Mazza, sì. Cercato un angolino molto profondo, però la palla passa di poco ma sopra la traversa, quindi c'è rimasto male, lo sentiva ben eseguito, invece purtroppo
pochi centimetri, ma finisce fuori dalla porta, dunque nulla di fatto. Sempre 2-1 il punteggio per Fasano dopo 5 minuti, ormai 6, di gioco del primo tempo. Fa una Angelini, bella... viene fischiato sfondamento, sì. Quindi possesso palla per il Cassano. Aveva fatto una bella azione, cambio di direzione, sì. È entrato bene, però ha commesso sfondo e quindi attenzione, Mazza va a guadagnarsi un tiro dei 7 e forse l'amplen. L'esclusione per Bearevic, sì, 2 minuti a Bearevic. Non sono granché d'accordo sulla decisione arbitrale, chiedevano vediamo forse se... addirittura uno sfondo da parte di Mazza. Sì, più che altro probabilmente si lamentavano dello sfondo fischiato del ad Angiolini, certo. L'azione precedente. Ora anche perché sono due azioni similari e chiaramente... Si ripropone con coraggio Federico Mazza su linea di 7 metri e questa e volta realizza. Palla che finisce sotto le gambe del portiere, dunque due pari il punteggio. Partita appena iniziata, ancora fase di studio tra le due squadre. Sulla carta Fasano con qualche opzione in più. Poi in realtà, come sappiamo, tutte le partite devono essere giocate per poter dire come andrà a finire, tanto è Fasano che attacca. E Notarangelo supera Kabir con grande velocità e tant'è che Kabir si va a prendere un bel cartellino giallo. Gli ha ammonito anche il numero 44 del Cassano, intanto come dicevamo c'è un cambio attacco e difesa tra Dorio e Labruna. Prende Fasano, ancora Angelo che prova a cercare spazio, questa volta Kabir fa buona guardia, ancora 9 metri e questa volta prende ancora sfondo, sfondo entra può con ripartire spalle, contro il piede Cassano, piede, palla appoggiata, può realizzare banca a porta vuota, stava giocando in extra player sì, perché siccome avendo un uomo in 2 minuti ovviamente questo è quello che oramai si tende a fare di default, come si usa dire, però come in questo caso può succedere che poi con porta sguarnita il contropiede risulti più semplice, e infatti così è stato. Il buon Branca ha giusto appoggiato la palla in porta, si riprende 3-2 punteggio, Cassano avanti di una lunghezza, 7 minuti e 50 secondi di gioco. Fasano che si organizza, intanto Angiolini riceve, parte lo schema e aveva capito Savini, ma non bella è la finta di Angiolini, poi scarica sì. Per Sperti alla Sperti prima conclusione, non ma va. Cerca secondo palo sulla copertura di Monciardini, ma la palla si perde oltre il fondo, quindi Cassano può attaccare per il potenziale più due. Fa buona guardia Monciardini che si è mosso con, diciamo così, intelligenza. Ha invitato il tiro sul secondo palo, poi Sperti non è riuscito a inquadrare la porta. Ad ogni modo si torna a giocare nuovamente con il Cassano che attacca. Cassano che ha sfruttato meglio la superiorità numerica con un parziale di 2-0, invece un po' di nervosismo nelle file del Fasano. Prova è il suo tiro incrociato, il suo tiro incrociato che però... finisce fuori, peraltro sembrava una deviazione, però invece è proprio lui che ha girato col polso. Sì. Arriva in velocità Fasano, sempre con la coppia Angiolini e Notarangelo, poi si fermano davanti alla difesa schierata del Cassano e cominciano a chiamare schema, lo fa Bearevic in questo istante, alza il dito, quindi chiama schema 1, credo taglio dell'ala sinistra e parte Cantore da poi fuori, bravo, bravo secondo me l'ha deviato Monciardini, sì, toccata QB quanto basta Luca Monciardini per deviarla sulla traversa, sì, anche secondo me questa prima fase di match, diciamo, stanno prevalendo le difese, pochi gol, ritmi non ancora elevatissimi e tra
difese, anche qualche intervento sia di Monciardini sia di Leban. Il punteggio rimane ancora su 3-2. Prova a scardinare Saitta, ma lo dicevamo, bella intervento di Leban. Pasano, sì, che riparte. Il tiro è finito proprio molto diretto verso il portiere, dunque non si è mosso, giustamente. Bravo Saitta, tenta di recuperare la palla. Giallo però, perché ci ha messo il piede, mi sa. Sì, cioè, viene considerato volontario quel tocco di piede. Saitta accusa innocenza, dice no, l'ho deviato, sì, con la mano, ma è andata sul piede. In realtà, anche non fosse stato volontario, chiaramente il piede l'ha toccato, quindi credo che la sanzione ci sia. Sì, sì, no, palla loro sicuramente sì, però lui, diciamo, se c'è un cartellino giallo, perché ritieni che il giocatore sia andato volutamente col piede, non in maniera fortuita. E intanto si riparte, intanto anche le due ali si scambiano informazioni su quanto appena avvenuto. Ad ogni modo, tutti d'accordo, battono le mani ragazzi della panchina del Cassano. Sperti prova a bucare la difesa, non ce la fa, si stampa su Dorio. Va Dorio a sincerarsi delle condizioni di Sperti, che si lamenta. Comunque si riprende a giocare. 10 minuti e 50 secondi del primo tempo, 3-2 Cassano. Ja, stando al centro, si alza, poi scarica lo string, che si guadagna bene un bel 7 metri. Attenzione, tiro dai 7, tempo che viene bloccato, e 2 minuti per Kabir per cintura. Ritenuto eccessivo l'intervento di Kabir, che tra l'altro era anche già ammonito, quindi non poteva sperare nel cartellino giallo, ma ovviamente deve accomodarsi per 120 secondi in panchina. 11 minuto esatto, quindi rientrerà a 13-0-0 Usman Kabir, e si prepara. Ci arriva in porta. Sì, cambio tra i pali, poi la carta arriva Bellotti. Yastam pronto, fischio arbitrale, e va a realizzare. E va. Ha fatto una serie di finte col corpo mentre tirava, quindi tiro diretto, 3-3. E ora c'è la situazione di extra player per il Cassano, quindi rimane Dorio anche in attacco, non essendoci Kabir dentro la bruna. Però attenzione, è uscito Riva e non è rientrato Monciardini per ora, quindi dovrà attendere che un suo compagno, probabilmente l'ala sinistra, vale a dire Filippo Branca, gli conceda spazio. Nel frattempo giro palla con Savini, cerca l'uno contro uno la bruna, doppio incrocio con Mazza, ancora Savini, scarico ad Orio, che però viene ben controllato, che rimane fuori, perché ha anche fatto un sorriso Bjarević, ha detto ha visto come sono stato bravo. Tanto Mazza prova a forzare, fa tutto da solo, non riescono a tenerlo. Grande azione di Mazza, che fa tutto da solo, nonostante le spinte riesce a insaccare. 4-3. Tanto entra il numero 69 per Fasano. Intanto ancora Östling dalla parte opposta. Difesa Cassano un po' ferma in questa fase. 4 pari. Continuano su di un punto, giù di un punto, ma lì è. Fase ancora di studio, ancora non ha preso una piega precisa la partita. Del resto non siamo ancora ai primi 15 minuti, quindi ci sta. Dorio, Savini, la bruna, Mazza prova la giravolta, viene fermato però. Si riprende col 9 metri battuto da Dorio. Tanto Dorio si sposta. Savini si inventa tutto, lascia sul posto il suo difensore diretto e va direttamente sui 6 metri a tirare questa palla alle spalle del portiere del Fasano. Bella azione, 5-4. 5-4 il punteggio in questo momento. Intanto cambia attacco e difesa anche per Fasano. Angiolini al centro, cambia con Östling. Ancora bello, palla per il bello, pivot. Bello, ancora... bello, 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 bello.
Funziona benissimo l'asse a Jastan Östling, due svedesi. Parlano la stessa lingua, mi permetti la battuta? Ma direi proprio di sì. Bravo! Risponde però anche Filippo Branca. Bravo Branca, ben eseguito questo tiro dall'ala. 6-5 pari. Quasi ruba palla Jack. Sul tabellone leggo 6-5, è giusto così? Ok. 6-5 il punteggio. Ah, ho capito, sono i tasti che sono particolarmente duri, dice la regia. Intanto è Fasano che sta organizzando. Iastro. Mortarangelo. Angiolini. Ancora Östling. Ma questa volta c'è Monciardini che, nonostante Kabir sia stato lasciato sul pavimento e dunque ci fosse veramente tanto spazio per potersi muovere lì in mezzo, alla fine ci ha pensato, fortunatamente, sì, diciamo, per il Cassano, Monciardini. In questo primo quarto d'ora sicuramente grosse difficoltà a contenere numero 44 del Fasano. Östling, Erik Willem. La Bruna. Ancora Mazza. Savini finta, Mazza. Scarico per Kabir. Direttamente in braccio al difensore del Fasano, retrotiro, tanto prende poi una sabongiona che diventa un palo, che diventa un contropiede per Saitta, pronto ad approfittarne. Non ci credo. 8-5 il punteggio. Si fa fatica a stargli dietro, però, se incominciano con questa velocità. Ad ogni modo, stavamo finendo di commentare il gesto di Kabir che in braccio è a questo retrotiro che finisce in porta, poi in un attimo, dopo una botta esagerata di Angiolini che prende il palo della porta del Cassano, la palla si trasforma in un contropiede di Saitta che trasforma, quindi tanto è successo. 8-5 il punteggio, mentre i 15 minuti del primo tempo se ne sono andati. Sì, non ho capito se c'è un time out, no, è solo per ripulire probabilmente il pallone dopo che ha probabilmente toccato la maglietta un giocatore, quindi era sdrucciolevole. Tanto riprende il gioco un po', ma al primo tentativo di fuga il Cassano, più 3. Pizzico di sfortuna per il Fasano, perché sì, era più un tiro più senza difesa. Il tentativo difesa, di fuga mi sembra più si è una serie di situazioni. In un lancio contropiede, quindi una serie di situazioni favorevoli. È presto, vediamo, per dire che questa è la fuga definitiva, però. Sperti cerca spazio, trova un primo gol palo clamoroso. Stratosferico, bravo, bravo Sperti. Bellissima liberare Branca, che fa anche egli una opera anche Filippo, meravigliosa. Abbastanza col braccio caldo quest'oggi, credo sia già la sua terza rete se non ho contato male. Tanto buona la difesa del Cassano, ancora c'è da asciugare il campo. 9-6 il punteggio. Si asciuga il campo, attendiamo le operazioni di gran gol di Sperti prima, bello, fintato bello sul palo lungo, poi è chiuso sul primo sorprendendo. L'elevazione intanto pazzesca, perché è veramente andato sul cielo, e poi il tiro eseguito con una precisione, chiusura di polso sul micidiale primo palo, ma palla proprio all'angolino. Era sul palo di Luca, però non mi sento di dire che abbia particolari colpi, perché era mette troppo bravo Sperti. Bellissimo in questa esecuzione. Però questi due ragazzi però fanno una differenza incredibile, però La rimessa viene segnata dal fondo, sì, quindi la palla città dal fondo secondo l'arbitro. Abbiamo detto Luca si è un po' risentito che abbiamo dato un minuto di colpo e subito ci stampa un paratone. Siamo già alla parte opposta, però non c'è, si stanno aumentando i ritmi, abbiamo il fiatone anche noi, quindi vuol dire che loro in campo stanno correndo parecchio. Sì. Ad ogni modo notevole anche l'ultima azione del Fasano. Terzino pivot hanno un'intesa incredibile. Ancora una volta pivot completamente solo in mezzo alla nostra difesa, quindi sicuramente vada a lavorarci, se non nell'immediato perché mancano ancora 13 minuti, ma sicuramente negli spogliatoi Bellotti dovrà inventarsi qualcosa per contenere Östling. Savini perde palla Savini, ma riesce a conquistarla, sì.
Mazza, uno contro uno, però sicuramente siamo sotto passivo. Poi ancora Mazza, oh, che sfrutta anche un rimpallo favorevole. Comunque incredibile Mazza, nonostante la palla fosse stata presa in una situazione di difficoltà, si sia presentata, scusa, la freddezza di andare a inventarsi questo tiro. Intanto però ancora una volta ancora ha tentato l'anticipo, sì, Savini, sì, quindi ha lasciato in inferiorità numerica i compagni del parto. Ovviamente il Fasano ne approfitta per servire prontamente, ancora manco a dirlo, Östling. Però bisogna stare attenti, perché noi veramente abbiamo avuto due o tre situazioni fortunose, bravi anche però ovviamente ad approfittarne, ci mancherebbe, però insomma la difesa bisogna sì, riuscire a inquadrare la situazione lì in mezzo, perché effettivamente non stanno riuscendo a contenere Olsing. Saita è un dai e vai, ma il vai poi è andata al Fasano. Sperti, forse era un palleggio un po' alto. Intanto la palla arriva comunque a all'ala, 10 a Cantore. 10-8 Cantore. 1-2 del Fasano, che di mezza break, che stanno arrivato al massimo vantaggio più 4, ma con quella palla persa, quella incomprensione tra Mazza e Saita che ha scatenato il contropiede del Fasano, ha portato a un parziale 2-0 che dimezza di fatto il vantaggio conquistato precedentemente. Tanto la Bruna, Savini, ancora Saita, di nuovo al taglio. E niente, non ha provato il dive-by questa volta con Kabil, ma viene ben controllato, quindi ennesima palla non finalizzata, e poi Angiolini non se lo fa chiedere due volte. Accelerazione del Fasano, due dai e vai che in realtà ci stavano, ma purtroppo non si sono concretizzati. E intanto Belotti risponde mettendo dentro Ivan Salvati. Sì, erano due dai e vai giusti tatticamente, ma non eseguiti al meglio, e quindi questo hanno portato a due palloni persi che il Fasano ha prontamente sfruttato. Intanto è andato a riposarsi un pochino Mazza, infatti è entrato Salvati. La Bruna, Savini, ancora la Bruna. Savini, la Bruna prova a cercare una soluzione, ma Sperti lo teneva ben agganciato. Attenzione al passivo. Saitta che però riesce a tenere la palla. Salvati. La Bruna va uno contro uno, ma lo ferma Lotarangelo. Attenzione, siamo sotto passivo. Savini per Branca, che però perde la palla, la stessa gli va in area, quindi ancora palla persa. Tre palloni di fila. Vedi, 19, in un attimo Fasano si è subito portato sotto. Ancora Östling. E ancora niente da fare su Östling. Direi che questa arma è un'arma molto potente, infatti ci mette subito un time out, perché probabilmente il coach si è un po', come dire, stancato del fatto che lì in mezzo non si riesca a contenere questa furia di Elsing, che di fatto adesso non so quanti ne abbia segnati, ma indubbiamente sul tabellone ci è finito diverse volte. E dunque prendono tempo i coach, in questo caso soprattutto credo Belotti avrà da dare indicazioni ai suoi. Dunque attendiamo che il tempo del time out scorra, siamo a 22 secondi. Intanto tornano le immagini qui alla palattacca di Cassano, in questo caso giustamente sulla panchina del Cassano, che appunto ha chiesto il time out. Dunque indicazioni che stanno arrivando, intanto ultimi 10 secondi per cui occorre riprendere posizione in campo. Cassano ha avuto una serie di situazioni, diciamo, fortunose che ha saputo concretizzare, poi però Fasano ha subito accelerato e si è ritrovato in che non si dica, nuovamente in parità, quindi 10-10 il punteggio. Mancano 10 minuti scarsi al termine del primo tempo, e intanto si riparte.
punteggio sì, allineato. Anche, con un paio di episodi fortunati si era trovato al massimo vantaggio più 4, però poi negli ultimi tre attacchi non è riuscito neanche arrivare alla conclusione e ovviamente il Fasano con un parziale 4-0 che inizia a essere preoccupante si è riportato in parità. Ora c'è una marcatura uomo su Savini. Eh sì, stanno anticipando molto, curando quasi uomo Savini che intanto va. Qui la, è entrata? No, accidenti. La sorte si sta riprendendo quello che è successo prima perché la palla si stampa sull'incrocio dei pali interno. Sembrava fosse fuori. Entrata dentro. Era una finezza di Sperti che però non viene compresa. E intanto. E poi in contropiede. Prova sì. A colpire, anzi, riesce a colpire. Branca. Palla sotto alle gambe del portiere. E adesso questa volta è. Sì. Fasano che chiede time out. Subito time out chiamato da Vito Fovio per nonostante si sia fermato il tempo praticamente 50 secondi di gioco fa, però evidentemente aveva preparato un qualcosa, poi ha visto invece uno schieramento diverso da parte di Bellotti e subito vuole dare indicazioni. Riparlarci. Giustamente, cambiano le strategie e chiaramente si risponde con i mezzi a disposizione, tra cui il time out. Dunque 11-10 il punteggio. Tanto il Fasano torna già in campo, dunque le indicazioni erano molto veloci, quelle insomma che si era preparato Fovio. Siamo nuovamente in diretta sul campo del Palatacca per riprendere il gioco, questi 8 minuti e mezzo che mancano al termine del primo tempo. Partita fino a qui equilibrata. Intanto con molta tranquillità Fasano organizza il gioco. Non ci sono variazioni tattiche, gli uomini sono sempre quelli. Angiolini cambia palla con Osling. Notarangelo, Yastam, ancora Angiolini, si accentra. Notarangelo cerca da fuori, viene fermato. Si prenderà con 9 metri. Si lamenta con l'arbitro per la durezza del Notarangelo colpo. Chiedeva è caduto, una giustamente. Sanzione. Si vede anche da qua, effettivamente, l'alone. Sì, diciamo che qua siamo in un supplemento di estate perché diciamo, le temperature sono molto alte, sono le 4 del pomeriggio, quindi giocatori abbastanza sudati e quando vanno a contatto con il terreno ovviamente lasciano giù. Beh, 23 gradi sì, Luca, sì. Giusto per la cronaca. È un bel sole. Notarangelo, Angiolini. Astam, ancora Angiolini, Notarangelo da fuori, una bomba sul primo palo, salta dai 9 metri ma in realtà tira a mezz'aria questa palla velocissima. Stanno pronto a rispondere con la Bruna, intanto confermato il 5-1 con Cantore su Savini. Risultato che appare anche sul tabellone 11-12, mi sono perso anch'io un gol, ero rimasto 11-10. Mi sono perso anch'io, ma ero talmente preso dalla cronaca. 11. Sì, viene adesso, probabilmente verrà corretto. Sì, eccolo là, cioè, ero rimasto anch'io a 11-10. La Bruna sotto fallo, ma non viene fischiato nulla. Palla sul fondo, riparte Fasano. Notarangelo stoppato, poi recupera palla sì. Saita. Vediamo se c'è possibilità di contropiede. Savini doppia, clamorosa doppia di Savini. Sì. Se ne accorgono in ritardo gli arbitri, però era evidente. E diciamo che la lamentazione che è arrivata da, adesso non ricordo se Yastam o Angiolini, comunque è stata molto plateale, deve aver in qualche modo sollecitato l'arbitro a rivedere o a valutare meglio quanto accaduto, ma in effetti era doppia tutta la vita. Ha provato a giustificarsi Savini dicendo che lui aveva raccolto una palla che stava già palleggiando, però sinceramente anch'io di prima battuta ho avuto la netta impressione che fosse doppia. Ce lo riguarderemo. Intanto ancora, quando si presenta lì però la palla entra, ha una percentuale di realizzazione molto ampia, attenzione perché con queste credo siano 6 le reti di Ostling più un rigore
procurato, quindi sì, potenzialmente c'è della confusione in campo per il Cassano, perché evidentemente mancava un uomo, tant'è che la Bruna si è ritrovata nell'impossibilità quasi di passare palla, poi giusto fortunatamente è riuscito a gestirla. Comunque adesso tutto a posto. Savini, Savini, attenzione, perché effettivamente il fallo l'ha subito in maniera abbastanza palese, due arbitri si consultano e diventano due minuti per Notarangelo. Comunque si comprendono i due giocatori. Fair play qui al palattacca, diciamo che Savini stava andando, oramai era passato, sì, sì. E quindi diciamo che il due minuti possiamo ritenerlo corretto. Kabir con la palla sui 9 metri, pronto per riprendere il gioco. 11-12 il punteggio a favore di Fasano. E Cassano che attacca, tentativo di ristabilire subito la parità quando mancano 5 minuti e 37 secondi al termine del primo tempo. Kabir è uscito a dare man forte al giro di palla. Savini Mazza. Si libera e mette la palla sotto l'angolo. Bravissimo a liberarsi con il movimento di corpo e poi soprattutto bravissimo in aria a piazzarla forte e precisa. 12-12. Tanto attenzione, perché il Fasano, come nella situazione precedente, opta per giocare in extra player. E intanto il tempo passa. Il cantore, toccare palla. 5 minuti al termine del primo tempo. Jasta. Di nuovo. Sperti al centro, riceve. Attenzione Sperti, che prova l'uno contro uno. Attenzione, perché è rimasto a terra. Rimane a terra Kabir. È stato un scontro con Sperti durante la finta penetrazione. Vediamo. Qui non abbiamo l'RVM. Si tiene il linguine. Cioè in realtà un po' più in alto verso la bocca dello stomaco, quella che viene chiamata classicamente. Ma ad ogni modo più la mancanza immediata di fiato che non dolore proprio, però tutto a in posto. Grado di rimanere in campo, si può riprendere il gioco. Passato un minuto di inferiorità numerica per il Fasano, che ovviamente in questa fase non ha fretta. Gira palla ancora con Jastam, attenzione. Sperti ancora a cercare l'uno contro uno, una bella battaglia. Attenzione passivo. Nel frattempo viene fatto rientrare Leban tra i pali. Jastam, Sperti ancora, si allunga. Fuori. Tiro era pretenzioso, sì, in questo caso, anche ha cercato se la precisione. Era la cosa da fare, però giustamente la distanza. Aveva esaurito i passaggi, quindi è tirato da fuori, ha cercato di indirizzarla precisa, però non era velocissimo e ha fatto in tempo ad allungarsi Mocciardini a neutralizzarlo. Cassano che gioca con doppio pivot in questa fase, quindi Kabir e Dorio. E ne approfitta Savini sul varco aperto proprio dal capitano Mattia Dorio, si infila e mette la palla a 7. Nuovo vantaggio Cassano. Ottima collaborazione che fa sì che il Cassano si porti a 13 reti contro le 12 del Fasano. Buona la iniziativa di Savini, che ha trovato però il sostegno e il supporto di Mattia Dorio. Sì, buona questa azione giocata col doppio pio, quindi hanno perso un attimo le fila, la difesa del Fasano, quindi ha approfittato Jack Euro, però ancora qui non, però, non è Ostling, era Cantore che ha tagliato a doppio pivot, ma ancora una volta sì, pivot completamente solo. Bisogna rivedere questa difesa nella zona centrale. Qui stavamo guardando qualche puntata di qualche serie di Netflix, non è vero? Comodamente col popcorn. Nel frattempo hanno fatto quello che volevano. Va bene, si riprende a giocare di nuovo 13-13, continuo equilibrio qui alla palattacca di Cassano, tra Cassano appunto e Fasano. Savini Mazza, ancora uno contro uno, viene murato, non c'è fallo, attenzione al contropiede che arriva, palla per Osteling, anche in contropiede va a realizzare. Fasano avanti, la Bruna per Kabir, che però viene portato fuori, poi prova a girarsi a tirare, ma nulla di fatto.
diciamo che non è davvero facile infilarsi. Del sì. Pasano, i nostri pivot fanno una grossa fatica. Per l'amor del cielo, anche ben coinvolti, ben serviti, però c'è proprio un mismatch fisico. Lo stesso Stling, che nella nostra difesa fa bello cattivo tempo, difende sul pivot. Buono cattivo tempo anche in difesa. E effettivamente sì, la differenza fisica in questo caso è notevole, ha la sua importanza. La Bruna mazza, Savini elude l'avversario ma poi non supera Leban che si allunga in parata bassa. Il tiro era giustamente fatto in quel modo lì, visto che era coperto, ma fa buona guardia portiere del Fasano. E dunque nulla di fatto, 13-14, minuto e 48 secondi da giocare per questo primo tempo almeno. Gira palla Fasano, taglia Cantore a doppio pivot, si accentra Iasta, Matera tira improvvisamente, non c'è difesa. Sì, poi così no, perché dopo diventa davvero troppo facile. È indubbiamente, anche per i tiri dai 9, direi che c'è una certa opportunità, insomma, da parte di Fasano con Iasta, Mangiolini. Tutte e due piuttosto bravi anche nel tiro dei 9 metri. Ad ogni modo, primo vantaggio di 2 per Fasano. Savini prova, rischia di rimanere senza maglietta. Stessa sorte anche per la Bruna, qui era arrivato allo scarico, quindi si sta registrando la difesa del Fasano, facciamo un po' più fatica a arrivare alla conclusione rispetto Savini. All'inizio della partita Mazza deve fare un palleggio per non commettere frazioni di passi, poi viene fermato fallosamente. 35 secondi all'intervallo. Ma scusarsi Angiolini, intanto si rialza, no. Si lamenta un po' Mazza per il colpo ricevuto. Intanto però, se non ho visto male, eravamo sotto situazione di passivo, quindi non ci sono ancora molte opportunità di girar palla. No. Bisognerà arrivare alla conclusione, credo, nell'arco di uno, massimo due passaggi. E mancano 35 secondi al termine del quindi primo tempo. Sicuramente concederemo un ulteriore possesso palla al Fasano, anche in caso di marcatura. Intanto Mazza ha chiamato qualcosa. Ancora nulla. Non so, credo forse ci sia un passaggio a questo punto. Adesso il passaggio sarà uno solo, quindi palla a Mazza che prova da fuori, ma palla che si perde oltre attraverso. Attenzione, 15 secondi di possesso palla per gli ospiti. Se finisse più 3 per Fasano sarebbe. E ancora Ostling, questa volta ci mette una tiro dai 7 però. Moncia, ma si è guadagnato anche il tiro dei 7 metri. Belli questi giocatori del Fasano. Hanno un'ottima intesa e se non è rete tiro dei 7. Vai Jarstam. Ed è rete. Realizza Fasano che dopo essere stato sotto di 4 gol riesce a ribaltare la situazione, chiude il primo tempo con il massimo vantaggio a più 3. Cassano, buon inizio del match, ma poi troppe difficoltà in attacco e soprattutto grosse difficoltà a contenere Ostling in difesa, quindi tanto lavoro per mister Bellotti negli spogliatoi. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco, ciao.
Eccoci nuovamente collegati dal Palatacca di Cassano Magnago per il secondo tempo con Fasano, appunto 13-16 dopo un primo tempo in quasi totale equilibrio. Gli ultimi minuti sono stati decisamente a favore di Fasano, che ha come dire, tenuto meglio il ritmo rispetto a Cassano, che invece ha accusato un po' il colpo, e così alla fine sono state tre le reti di vantaggio. Ora vediamo cosa ci attende nel secondo tempo. Tutto pronto, le due squadre sono già pronte in campo. Possesso palla dovrebbe essere per il Cassano in questa seconda fase di gioco. Sì, più un tempo è partito Fasano, quindi Cassano alla vostra destra, pronto Kabir con il pallone in mano. Aspettiamo solo il fischio degli arbitri. Cassano che deve recuperare tre reti a cominciare da questo possesso. Va finalizzato al meglio. Tutto vediamo pronto. La Bruna, Mazza e Savini, quindi nessun cambio, anche sulle ali sempre Saitta e Branca. Kabir pivot, tra i pali Luca Monciardini, quindi nulla di cambiato. E anche tra le fila del Fasano non mi sembra di vedere novità. Ecco che si riparte con ancora scambi di convenevoli. La Bruna tanto inizia subito due giocatori a uomo. La Bruna prova a superare Oesling, ma non ce la fa, ma in realtà è sotto fallo, per cui 9 metri. Mazza. Ottimo! Hanno preso spunto, diciamo così, da Fasano e hanno applicato la regola nello stesso identico modo. Allora vieni verso di me, tu dietro devi, la matematica non è un'opinione, se tu vieni da me da qualche parte ce n'è qualcuno libero. Eccolo lì, va bene, 14-16. La pallamano a volte è sorprendentemente facile. È veramente un paradosso, perché è facile ma al contempo è estremamente difficile. Va bene, tanto Cassano sembra essere partito con un altro spunto rispetto, sì, esatto, alla chiusura meno, del primo tempo. Cioè, almeno questa è la sensazione. Tanto era un gol, se convalidato era un gol spettacolare di Jansson. Il gol era bellissimo, sotto fallo, ma indubbiamente aveva fatto una serie di passi in più rispetto a quelli consentiti dal regolamento, ovvero tre. Attenzione, perché tanto credo tanto che ci sia un'ammonizione per le panchine. Per entrambe le panchine, quindi i due allenatori stavano battibeccando fra di loro, e quindi a un certo punto la coppia arbitrale ha detto forse è il caso di andarli a calmare un attimo. Sì, ovviamente Fovio chiedeva la convalida del bel gol di Jasa, invece Bellotti stava facendo notare che comunque c'era stata un'infrazione di passi, quindi discussione però troppo animata a giudizio della coppia arbitrale. Ad ogni modo gli animi sono stati, diciamo così, chetati. Ora intanto vedo al tavolo dei movimenti, manca forse un cartellino, manca un cartellino del time out. Non si può riprendere il gioco, credo. Vediamo. Attendiamo che intanto si completi questa fase di verifica. Ma arrivano il cartellino. Ah, non ci sono i cartellini identificativi del dei... Dopo 7 indicazioni da parte del cameraman e 25 indicazioni da parte della regia, ho capito che mancano i cartellini, ma adesso li stiamo recuperando. Va bene, tanto si attende l'arrivo dei cartellini, eccoli lì. Tutti pronti per essere distribuiti.
e per cominciare nuovamente a giocare. 1:32 di questo secondo tempo che vede un Cassano con un piglio diverso rispetto al termine del primo tempo. Vediamo se poi effettivamente è confermato. Nel frattempo è Fasano che attacca appena si potrà. I formalismi sono ristabiliti, i cartellini sono distribuiti, tutti sono identificati e dunque possiamo riprendere a giocare. Tanto l'arbitro controlla che i cartellini siano indossati correttamente. Si riprende il gioco. Yastam, Angiolini. Ancora Yastam, Notarangelo. E ottimo Monciardini, ci mette la manona. La palla finisce in mezzo alla rete e ci vuole un attimo per riuscire a recuperarla, ma la recuperiamo. Bravo Monciardini che fa sentire la sua presenza. 14-16, tentativo di Cassano di andare a ricucire questo strappetto recuperato nel acquisito nel primo tempo. Alla fine del primo tempo intanto si incastrano i giocatori di Cassano, ma si disincastrano altrettanto velocemente. Savini trova spazio, va da solo, nulla può Notarangelo, ma addirittura diventa un contropiede. Una seconda fase bruciante con Sperti che va a segno, ci prova anche Cassano e restituisce con interessi quanto appena ricevuto. Se questo è diciamo l'animo in campo, allora ne vediamo delle belle. Certamente rimanete collegati perché sentiamo che l'aria è piuttosto frizzantina qui al Pallatacca, ma leggermente frizzantina, eh? Per il momento Ferrarelle. Sperti, Notarangelo, Yastam. Cambiano ancora, arriva Angiolini, risale Notarangelo, doppio pivot nel frattempo, giro di palla veloce e Moncia. La Moncia, tocca Moncia che con l'aiuto del palo, poi la palla corre lungo il fondo, ma riesce dal campo dalla porzione laterale. Sì, ma proprio guarda, 5 centimetri, ma in effetti giusto, corretto. Però diciamo già buona che Moncia l'ha toccata, perché quella palla era indirizzata ad entrare, quindi ha già fatto il suo. Notarangelo, ancora Yastram. Questa volta. Che anche se il palleggio l'ha fatto, quindi manchi i passi prima li ha fatti, ha tentato di mascherare secondo il giudizio però dell'arbitro. Quindi attenzione, c'è un pallone che non è adatto, o perlomeno su un pezzo di carta di nastro, si riprende a giocare. Tanto entra la Bruna Cassano che ha la palla della parità, possibile pareggio che sarebbe davvero auspicabile. Ci sembrava entrata in campo nella ripresa con un piglio diverso e ha la possibilità di annullare, speriamo, il break di 3-0 con cui si era andati a riposo. 13-16 all'intervallo. Doveva incrociare, dice Mazza rivolgendosi a Saitta. Savini, la Bruna, la uno Bruna contro uno, ancora Savini, poi poteva anche concludere la Bruna, ma ha preferito far girare palla. Bravi. Giustamente la palla arriva anche a Kabir che realizza, bello anche l'assist di Savini. Parità, quindi devo dire bella giocata del Cassano. Non che nella pallamano 3 o 4 reti di differenza siano fondamentali. C'è Monciardini che intanto Angiolini ha fatto una roba da supereroe, nel senso che è volato, ha lasciato la palla lì, nel frattempo è scivolato via e si deve diciamo asciugare il campo onde evitare, almeno qui da queste parti si dice, lo scarligamento, che non è proprio italiano, è un... Infatti c'era Cenci che ti guardava male, ho visto, ma lui sullo scarligamento lo sa, perché poi faceva il pivot anche lui, e quando
cascava, rendeva umida una grande porzione del, del rimbalzare. Ma lui lo faceva scientificamente, quando serviva di un time out aggiuntivo. Ah, guarda, su queste cose qui era maestro, veramente. No, il maestro assoluto su perdere tempo, diciamolo, era tal Mauro Liati, come lui non ce n'era. Io ho avuto... Ma ancora così è un perditempo. Invece Cenci era bravissimo soprattutto a rubare palla quando rientrava dai due minuti. E si siamo sempre chiesti come facevano a non vedere. Come faceva a nascondersi? Non so, è un metro e 90 di uomo, ma no. Va bene, siamo pronti per recuperare l'attività agonistica. Si riprende. Partita da ritmo un po' spezzettato, sì, anche noi ci perdiamo in queste inutili facezze, giusto per riempire gli spazi. Tanto ripreso il gioco. Don Tarangelo aveva il braccio alzato a chiamare un qualche... Non ci sono variazioni tattiche, quindi finale di partita sarà anche interessante vedere quale giocatore avrà ancora energie, perché a parte qualche cambio attacco e difesa hanno giocato gli stessi 14 uomini. Botta. Non sembra stanco Jarmstrand, lui no, assolutamente non è stanco. Non ci ha dato questa impressione di essere in fase calante. Botta da fuori. Si abbiamo visto tutti Kabir. Tanto Cassano gioca ancora col doppio pio, poi Dorio completa l'azione attacco e difesa permettendo a Labruna di entrare. Quindi sulla seconda fase rimane dentro e va in posizione ovviamente di doppio pivot, poi quando a bocce ferme va a effettuare la sostituzione. Riceve Mazza, cambia ancora Labruna, Savini si presenta in mezzo, elude l'uomo, prova ancora su Kabir. Ma dove gliela passata quella palla? Incredibile, peccato, ha fatto infrazione di area Kabir. Sì, ha tentato di ballare sulla linea, non calpestarla, ma non ci è riuscito, questo ha detto l'arbitro. E ne approfitta invece dalla parte opposta. Quando Carlo accelera Sperti. Così il Fasano è pazzesco. Quando accelera così veramente dura, bravo Savini. Risponde da par suo Savini. Attenzione alla ripresa del gioco in velocità. C'è un po' di macello. Matarangelo si scontra anche con Monciardini. In realtà Monciardini era arrabbiato con i suoi, per la verità, perché sembrava fosse arrabbiato con Lotano, in realtà ce l'aveva con i suoi che non coprono. Tanto sta chiedendo, diciamo così, delucidazioni Mazza da parte del direttore di gara. Ad ogni modo, 18-20, nuovamente più due per Fasano con una delle accelerazioni tipiche. Ora è Cassano che organizza, Labruna, Savini, Kabir, Mazza, Labruna ancora, Savini al centro, prova a entrare, la palla era per Mazza, lì c'era un po' di confusione, effettivamente non va, ma è 9 metri. Mazza, dai. In questo caso era davvero palese la trattenuta del braccio in fase di tiro. Questa non capita spesso di riuscire a vedere chiaramente l'azione. Oestling non si stava lamentando tanto per i due minuti che mi sembrava aver accolto in maniera sportiva, ma quanto il fatto che l'arbitro avesse dato vantaggio a Mazza, che a parer suo, quando ha tirato realizzando il gol, era già dentro l'area. Quindi lui probabilmente diceva bene due minuti, ma non puoi convalidare il gol. Questo mi è sembrato il senso della protesta dello svedese. Molto bene, 19-20. Bravissimo Basile a interpretare i pensieri di chi è in campo, ma non mi ha sentito perché non aveva la cuffia, quindi adotterò questa tecnica quando devo dire delle cose. E Fasano che attacca Giolini, viene preso e trattenuto, gestito, diciamo così, da Dorio. Ora Jastra, Giolini, Notarangelo va con una cannonata, ma c'è Mazza a, diciamo così, disturbarlo, seppur in maniera non fallosa, e dunque la palla finisce sopra la traversa, nulla di fatto, ennesima opportunità del Cassano di ristabilire la parità sul 20-20, 8 minuti e 30 del secondo tempo. Savini non
riesce a trasformare. L'azione era bella, preparata per l'ala, per Blanca, ma ha cercato un tiro sul primo palo dove era però fermo sulla posizione Leban, portiere bolognese. Dunque si spegne anche questa possibilità di pareggio, non che non ce ne possono essere altre, ma meno meno questa occasione è andata. Ora tocca la difesa della Cassano. Tanto parte la palla Bearevic, Angiolini si libera, si libera bene, ma la rete non viene convalidata per infrazione di passo successiva al fallo, quindi si riprenderà con un 9 metri. Attenzione, vediamo intanto posizione di pivot in questo momento il numero 69 Raffaele Corcione, e sempre porta sguarnita, quindi power play, extra player per Fasano, anche se ormai mancano 3 secondi, poi potrà rientrare Lebans, presupponiamo, essendo Fasano in attacco, e poi probabilmente prossima azione potrà rientrare in campo anche Ostling. Tanto eccolo qui, il primo cambio veramente tattico della partita, fuori Blanca, dentro Stefano Bassanese in posizione di ala sinistra. Si riprende a giocare. Ed eccolo qua, scadono i 2 minuti, quindi rientra Leban e Corcione lascia il posto a Ostling. Jastram, oh che sfortuna, ci arriva Monciardini, ma il tiro è devastante. Fasano che si riporta avanti di 2. Moncia ci arriva bene anche a livello di tempo, ma non riesce a prendere la palla in pieno, in realtà la devia proprio sotto la traversa. 19-21, 10 minuti del secondo tempo, 20 minuti da giocare ancora, partita lunga. Savini 1 contro 1, mazza e non trova spazio, però bene la difesa, la Bruna ancora, palla Kabir che cerca un pallonetto ma si ferma sulla traversa, peccato. Il portiere è uscito bene a chiudergli lo specchio della porta, lui aveva diverse opzioni tra cui il pallonetto, così ha fatto. Tiro dai 7, 2 minuti. Attenzione, per Kabir sicuramente. Sì, Kabir verrà sanzionato. Dalla mimica del corpo dell'arbitro appare chiaro quello che sarà la sanzione. Eccola qua Garleone, precisa. Tiro dai 7 metri. È opportunità ancora per il più 3. Dopo diciamo 25 minuti del primo tempo di equilibrio, dagli ultimi 5 minuti del primo tempo in poi, con degli sprazzi in realtà da parte del Cassano delle riprese, però Fasano ha sicuramente tenuto il gioco. Intanto cambio di portiere, entra Riva per il Cassano. Proverà lui ad opporsi a Jastam. Albin Jastram, classe 95, appunto come suo numero di maglia, svedese, ormai da alcune stagioni in Italia. Oh! Dello spazio arriva! Grande cambio di portiere, in questo caso azzeccato, perché Riva, che non è sicuramente la prima volta che fa così, sì, viene spesso diciamo preso e buttato in campo in questa situazione, e spesso si rivela una scelta corretta, soprattutto quando si è a meno uno, meno due, insomma sono cose che alla fine della partita possono farsi sentire. Ad ogni modo stiamo a vedere, parata importante che concede a Cassano la palla per riportarsi a meno uno. Savini, Dorio, palla neutralizzata, e poi era un tiro da porta a porta. Leban tenta un tiro porta a porta, ma la palla si perde a fil di palo, non sembra poterci arrivare Riva, ma sta di fatto che la palla esce. Tanto vediamo che Riva, dopo il rigore parato, viene premato, perché credo che sarà lui a difendere i pali della porta Amaranto nei prossimi minuti. C'è da dire che Monciardini suo l'ha fatto, cioè, anche i palloni che sono entrati in sacco li ha toccati praticamente tutti, quindi assolutamente non un cambio tecnico, ma probabilmente prova solo a togliere punti di riferimento agli avversari cambiando l'estremo difensore.
E poi tanto... magari approfittando anche del fatto che, avendo neutralizzato un rigore in quella maniera, possa dare entusiasmo nei prossimi interventi e conquistare la fiducia dei propri compagni. Ritmo comunque continuamente spezzettato, non so questa cosa quale delle due squadre abbia potuto favorire, però sicuramente giocare alle 4 pomeriggio in una giornata stranamente calda per essere alla 29 di ottobre non ha favorito quantomeno il bel gioco. Poi valuteranno gli allenatori se per la singola formazione è stato un vantaggio o uno svantaggio. 19 a 21 il punteggio quando mancano 18 minuti scarsi al termine, e Cassano che attacca, gioco fermo per il momento dopo asciugature varie del campo, intanto attendiamo la ripresa del gioco. Tanto il dottore vedo che interviene su Mattia Dorio, in questo momento fuori dal campo. È bella l'iniziativa di Mazza, ma si stampa sul palo e finisce fuori. Nulla di fatto, dunque Fasano che va a cercare nuovamente il più 3. Non ha fretta, e si inventa questa cosa, non va però a buon fine. Bello, perché da così, d'improvviso... ha sfruttato un momento di attesa da parte della ripresa del gioco, insomma è partito e si è presentato sulla linea dei 6, poi però la palla è finita fuori per la fortuna del Cassano, quindi possibilità per il Cassano di accorciare le distanze, serve però un attacco più aggressivo. Savini, Mazza, non si segna da un po' nella parte né dall'altra. 9 metri. Mazza da istruzione al pivot, Savini, la Bruna, tiro che si perde sul fondo, ma c'è stata anche una deviazione. Sì, c'è in realtà Belotti che si sta lamentando pesantemente della difesa secondo lui irregolare su Kabir. Richiama gli arbitri a osservare cosa succede in difesa. Intanto Saitta, in una delle poche palle ricevute, trova... Sì, l'angolo era chiuso, ma si fa ingolosire, sì. Poi lo stesso, ma fa buona guardia Leban. Bello questo passaggio, bello però Riva. Risponde Riva dalla parte opposta. Ci ha visto bene Belotti, a cambiare il momento strategico. Intanto viene fermato Notarangelo, non si fanno vedere i colleghi. Si è trovato un po' in difficoltà. Sì, Mazza cercava un compagno che arrivasse per lo scarico, non è giunto nessuno e quindi si riprende con un fallo semplice. Beh, allora 19 a 21, quindi partita ancora aperta. Savini ha provato questa improvvisata per... che sfortuna, era tutto bellissimo perché era un contropiede con tiro al volo, dunque ha fatto la finta e poi ha piazzato altri tre passi. Finta sinistra. Precedente c'era stato il passaggio a volo di Cantore per Sperti, che però la cui conclusione si era stampata sulla traversa, poi sulla seconda fase successiva viene chiamato un... Magari ho visto male io, ma mi sembrava che avesse fatto quattro passi. Non ha convinto, vediamo Colez, vice di Bellotti. No, in effetti la panchina del Cassano non è convinta, quindi ma posso aver visto male a sto punto. Ma insomma, inquadratura per il Fasano. 19 a 21 il punteggio. Fasano che si trova in attacco. Tempo ce n'è, partita ancora... deve esprimersi in realtà, anche se nel primo tempo abbiamo visto un Cassano forse un pelino sopra, e poi da lì in poi, dalla fine del primo tempo fino a qua, Fasano con qualche soluzione in più, tant'è che il punteggio è appunto a favore del Fasano.
di due lunghezze. Sì, nulla è detto. Punteggio fermo da un 5 minuti, credo, perché l'ultima rete è stata quella del 19-21 di Yastam al 39esimo. Poi c'è stato l'errore dello stesso Yastam dal dischetto, ma sono 5 minuti, adesso secondo più, secondo meno, che entrambe le squadre non riescono a marcare nuovi gol. Si riprende Taraggio. Tanto vediamo con numero 11 Pugliese tra le fila, sì, degli ospiti. Pugliese all'ala destra. Fasano, qualche istante di fiato a Carlo Sperti. Ci avviciniamo a finale di partita, quindi probabilmente i due allenatori vogliono avere gli uomini con un minimo di energia per il finale, quindi giustamente intorno a metà della ripresa fai un minimo di turnover per gli uomini che poi dovranno giocarsi il finale di gara. Montarangelo, Yastram, ancora scarico per Osling, riesce questa volta a Kabir a controllarlo. Bravo Kabir a contrastare questa volta Helsing. C'è una differenza tra i due in termini, diciamo così, di peso, che credo sia di un buon 15-20% a favore di Helsing. Nonostante questo, conosciamo le doti difensive di Kabir, che infatti vedi che si stanno anche confrontando su quanto appena accaduto. Beh, diciamo che Östling viene dalla seconda divisione del campionato svedese, nella scorsa stagione, pur essendo un pivot, ha realizzato 113 reti, non so benissimo su quante partite, però mi benissimo sembra un discreto bottino. E siamo felici. Tarangelo, Yastram, capito tutto, Tahit, poi Kabir, sì, per Bassanese, contropiede difficoltoso, poi a riposo di questo la palla si stampa sul palo. C'è spazio per Pugliese, ma tira abbondantemente, sì, fuori. Probabilmente freddo, quindi non ha la mano pronta, infatti non riesce a chiudere col polso sul palo lungo, la palla si perde abbondantemente oltre la porta, poi Dorio tiro va a guadagnarsi un tiro dai 7 metri, perché vediamo. Anche qui credo ci sia un unplane, due minuti. Sullo stesso Pugliese, che poi è costretto andato a raddoppio su Notarangi, quindi Pugliese c'è rimasto male. Non renderà felice Fovio, perché dici ti metto dentro in campo un minuto per far prendere fiato a Sperti, tiro sbagliato e due minuti e rigore provocato, quindi non sarà felicissimo l'allenatore pugliese. Di Pugliese, scusate già di parole, ma così è. Così è. Intanto Mazza già in mano la palla, pronto per tirare dalla linea dei 7. Eccolo qui che si avvicina. Prepara. No. Si fa parare il tiro dall'Eban. Due volte? No, non ho capito cosa sta succedendo. Beh, l'Eban lamenta un colpo al volto, ma la parata col braccio se l'è mandata lui, quindi non, chiaramente non si può applicare la regola del tiro in faccia. Cioè, se la pari e te la mandi sul volto tu, non capisco cosa chiedesse. Non ho capito. Ok, va bene. Quindi giustamente doppia parata o il secondo tiro non era valido? Non ho capito. No, alla fine il gioco viene fatto riprendere quello che dico da lì, quindi alla fine è stato tutto buono il secondo tiro. Non si è capito molto. Sta di fatto che ancora una volta nulla di fatto, quindi i minuti senza reti arrivano a praticamente 7. 19-21, solo due le reti di vantaggio per Fasano, ma queste sono da un po'. Angiolini, Sperti, Notarangelo, finta e va. Bella azione. Bravo. Personale di Notarangelo. Eh sì, ha spiazzato con una finta di tiro e poi con... lì c'era lo spazio per entrare per Bassanese, ma ha rinunciato. Mentre dopo l'errore di prima ha avuto un attimo di esitazione, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi, a quel punto non c'era più chance.
ci prova con Saita e va, lo realizza. Quindi dopo 7 minuti le squadre rispondono con un 1-2 in pochi secondi. Attenzione perché Fasano sta sempre giocando con l'extra player fuori Leban per permettere al sesto giocatore di movimento di entrare in campo. Ancora 40 secondi di inferiorità numerica per la squadra che attacca. E allora sempre due le reti di vantaggio, ma questa volta 20-22, perché sbloccate entrambe le due squadre. Vediamo se è sbloccate in modo definitivo. Intanto arriva una pezza, arriva, però nel frattempo viene anche fischiato giustamente il fallo su Sangiolini, che è stato disturbato da Mazza al momento del tiro. Abbiamo avuto sicuramente una buona prestazione di Monciardini e sembra al momento che Riva voglia in qualche modo stare allo stesso livello, e questo ci ha sicuramente aiutato, visto il punteggio 20-22. Magari invece abbiamo, come dire, sprecato un po' di più in attacco, vedi soprattutto tiri dai 7 che ce ne mancano. Credo due gli errori di Massa, sì, perché ha sbagliato il primo e l'ultimo. Sì, tre rigori assegnati, li ha tirati tutti e tre Federico, ha sbagliato il primo e il terzo, ha realizzato il secondo. Mentre sempre tre rigori anche assegnati al Fasano, tirati anche in questo caso tutti e tre da Albin Jansen, che però ne ha realizzati due, ha sbagliato solo l'ultimo, neutralizzato da Nicolo Riva. 12 minuti al termine, passivo per Fasano intanto. Mutarangelo, Angiolini, prova a lottare con Savini, guadagna ancora 9 metri però, va ancora 1-2 passaggi, non credo di più. Si parte nuovamente, Yastram prova da fuori. Viene murato, poi gestisce la palla a Riva per impedire che vada in rimessa dal fondo. Riparte Savini, Mazza si accentra uno contro uno, poi non trova il passaggio di ritorno su Savini, che probabilmente non se l'aspettava proprio. Ma qui abbiamo più o meno la stessa situazione che si è verificata sabato scorso. Non sono 15 errori, però in questo secondo tempo sicuramente qualcuno in più rispetto al primo. Non abbiamo tenuto il conto preciso, però un po' più fallosi nel senso di palle perse, però la partita è ancora viva, siamo a meno 2. Oh, bravo Dorio, e in questo caso c'è un fischio. Beh, c'è da piede, dire che ha fatto segno di un piede, quantomeno nel secondo tempo abbiamo contenuto maggiormente il pivot avversario, almeno su questo siamo migliorati, va riconosciuto sia all'allenatore che aveva dato indicazioni sia ai giocatori che le hanno applicate diligentemente in campo. Non che Hosting non ha fatto azioni al secondo tempo, non ne farà da quella fine, però sicuramente non è stato incisivo sul punteggio come nella prima frazione di gioco. Intanto entra la Bruna a sostituire Mazza nelle fila del Cassano. Fasano che attacca senza fretta. Yastram, Notarangelo. Bravo Yastram, ha spostato un'intera difesa Yastram con quella cosa lì. Un'intera difesa, ha liberato uno spazio per l'ala del Fasano. Intanto rimane a terra Saita. Però, sì. Lamenta un colpo al fianco, pare. Bravo davvero, spostato con una sola azione tutta la difesa, passaggio all'ala da parte che aveva un angolo di tiro veramente ampio. 20-23, sì, nuovamente siamo tornati 3. A più 3, quindi la situazione del riposo con 3 reti da recuperare, però ora sono 10:30 minuti a disposizione per cercare di farlo. 20-23. Ora si aggiorna anche il tabellone in sovraimpressione, eccolo qua. 20-23 il punteggio dopo gioco quasi pareggio. Cantore ancora in marcatura uomo su Savini. La Bruna prova a superare Saita, che nel frattempo ha recuperato la piena efficienza. Oh, salvati buono. Dentro anche, abbiamo visto. Bene. La rete di Bassanese dalla sinistra. Bravo Salvati a tirarsi addosso i difensori e a passare
a Bassanese, che questa volta parte subito con decisione, scaglia la palla sotto le gambe del portiere. Su Yassa e poi sulla respinta lo stesso Bassanese, quindi superato momento dell'errore di prima, ora con un bel gol, una bella palla recuperata, superata di Riva. Ritrova fiducia ed entusiasmo Cassano, che attacca per il meno uno. Salvati, deve girare palla anche Dorio, infatti poi lo stesso Dorio va a uscire dal campo per permettere alla Bruna di rientrare. Girano palla Salvati, la Bruna, Saitta sul lato destro. Time out Cassano. Time out per Belotti ha istruzioni, però da dare. È già il suo ultimo, se non ho contato male, il suo terzo cartellino verde, quindi non ne avrà più da qui alla fine. Se l'è giocato così. Si è giocato con molto anticipo. Ah no, scusa, a due era il Fasano, quindi va a giocarsi il suo secondo, quindi ne hanno ancora uno a testa quando ci sarà la ripresa del gioco. Arrivano istruzioni da entrambe le parti, vedo anche Fobio molto impegnato a dare info, poi chiaramente c'è sempre molto da dire. Sì, poi per Fobio sono anche le prime esperienze, perché ricordiamo è subentrato ad Ancona dopo la terza o la quarta giornata, quindi credo che sia la sua terza o al massimo quarta panchina ufficiale in Serie A. Quindi anche lui deve rodarsi in questa nuova veste dopo che ha vestito la maglia del Fasano della nazionale, non so per quante partite, ma sicuramente uno dei più longevi. Sicuramente credo insieme a Tarraffino sia uno, loro due che abbiano le maggiori presenze in nazionale, nel Fasano credo che sia impossibile contarne. Si riprende Salvati, la Bruna, ancora Savini, cambio di posta di Savini al centro, la Bruna voleva scambiare con Savini che si stava inserendo a gran velocità, poi però subisce fallo, 9 metri, tanto da istruzione Savini alla Bruna di posizionarsi a sinistra. Savini per via centrali, si libera bello. Kabir, bello lo scambio tra i due, da applausi. Bello, molto bello, 22-23. Prova la panchina del Cassano a caricare i propri compagni in campo. È 8 minuti e mezzo, insomma. Diciamo, nulla è perduto, c'è ancora una rete da recuperare, ora bisogna soffrire per impedire a Fasano di tornare a più due. Yastam ancora si accentra, Angiolini, bella la sua finta, ha spostato la difesa, si è guadagnato un 7 metri, perché a quel punto quando la Bruna lo ha fermato era con entrambi i piedi dentro l'area, quindi giustamente tiro del 7 sarà Yastam. Sembra lo stesso Yastam, sì, non si fa influenzare dall'errore precedente, si ripresenta sulla linea dei 7 metri. L'arbitro fa segno che è tempo di posizionarsi, non perde ulteriore tempo. Ma santo cielo! Ho sentito male per che il palo. Botta! Mi sento dire, meno male che Riva non l'ha toccata. Che botta, che botta! Incredibile! Un sabongione di Abi Yastam. Va bene, intanto è Cassano che armeggia. Savini ancora uno contro uno, Salvati. Penetrazione, scambia con Saitta che si libera bene e era molto similare a quello che è successo prima. Va bene, 9 metri, 23° minuto, 7 al termine, chiudiamo il campo, 7 minuti al termine, 22-24, Cassano che attacca, possibilità del 23. Siamo in campo praticamente da un'ora e mezza. Sì, devo dire che questa si è parecchio allungata. Molto spezzettata. Già. La Bruna prova a superare, va a servire Bassanese, però restituisce la palla a Salvati, Savini. No. Deviato il suo tiro, però non ci arriva Leban, quindi sarà rimesso dal fondo per Bassanese. Attenzione.
attenzione al passivo, gli arbitri si guardano. Salvati per Saita, l'angolo abbastanza bravissimo chiuso, Saita. Fa un passo di troppo forse l'Ebane in uscita e Saita ne approfitta con un mezzo pallonetto. 23-24, Cassano vuole provarci, posto, attenzione, Angiolini. E ottimo spazio per Sperti. Oh, Riva c'è. Guarda Riva che chiude. Ed eccola qua la palla del possibile 24 pari. Quando siamo Riva chiude col manone. 24esimo minuto del secondo tempo. E questo fa bene. Fa bene all'animo del Cassano che ci crede più di prima. Palla importantissima. Salvati per Saitta che pasticcia con quella palla, diventa un contropiede per Cantore, tutto da rifare. La Bruna ci prova e ormai c'è, incredibile. Che tiro è, bravo! Un movimento, bravo, del braccio completamente atipico, ma ha accarezzato quella palla con fare veramente esperto. Grande, bravo di Bassanese. Stefano Bassanese. E ancora più uno per Fasano, importante questa difesa del Cassano. 5 minuti al termine, saranno 5 minuti caldi. Tanto prova a servire Cantore doppio pivot, Usteria e va, bravo Bassanese, ci crede, attenzione perché il Fasano ha già ripreso il gioco, devono non anche distrarsi, tornare in difesa, però traversa e palla fuori. Cassano che la riapre, 25 pari e possesso palla Cassano. Questo è un buon momento per Cassano, credo che sia la prima possibilità di mettere la testa avanti nel secondo tempo, perché forse avevamo raggiunto il pareggio, ma avere questa possibilità di andare in vantaggio nella ripresa non me la ricordo. Sì. Altra palla importante, ma saranno tutti palloni pesanti. E adesso, qualsiasi cosa deve essere gestita con testa, evitando errori inutili e facendo il meglio possibile. Savini mazza, viene atterrato durante il tiro, ma non viene rilevato fallo. Buono Kabir che segna. No, invasione, viene dato okay. Invasione, la devia Kabir, la recupera Ostring, ma era già in aria. Tiro dai 7. Ed ora guadagnato c'è dalla Bruna. Sette. Guadagnato da Cassano Simone. Cassano c'è, ci crede. Vuole provarci. 3 minuti e 40 al termine. Va Bassanese al tiro dai 7? Sì. Sì. Cambio di testimone. Arriva il gesto metri. di Mazza, che per un attimo ha pensato di presentarsi lui, poi ha visto che comunque Stefano è in un momento topico in cui è particolarmente queste poi sono palle che scottano perché siamo a 25-25. Probabilmente ha cercato in Stefano un cenno d'intesa a vedere se Stefano se ha detto io me la sento, vai. E quindi apprezzabile qualunque sia poi il risultato del tiro, apprezzabile questo prendersi responsabilità. Sì, perché bravo, visto Stefano ha sbagliato il primo tiro appena entrato, poi ha avuto un'occasione in cui poteva andare al tiro ma non se l'è sentita, è tornato indietro, però dopo questi due episodi sfavorevoli è riuscito a risollevarsi di testa ed ora sicuramente un buon momento. Adesso vediamo come finalizza, ma si fa neutralizzare invece il tiro da Leban che giustamente esulta. Questi sono gli alti e bassi dello sport, della pallamano, però nulla è perduto, 25 nulla è pari. Perduto, 25 pari, 3 minuti e mezzo al termine. Difese, ultime difese, ultimi attacchi, tutto fondamentale. Ogni singola parata, ogni singolo tiro. Buono! Perde palla al Fasano. E si fa perdonare Bassanese, sì, visto? Perché ha deviato la palla all'ultimo istante. Ma credo che anche Fasano abbia senta scottare questa palla. Sì, diciamo che poi i due allenatori hanno ancora un time out a testa e credo che debbano giocarsi perché i giocatori in campo hanno perso un po' di lucidità in queste ultime azioni. Sicuramente il trend sembra essere positivo per Cassano, però siamo lì, 25 pari, 2 minuti e mezzo al termine.
Mazza ha tentato di scaricare verso l'ala. Parte del pubblico non era d'accordo, ho sentito anche noi. Sì. Mazza, finte, la Bruna. Fatto, anzi, se c'era qualcosa da fischiare probabilmente era più uno sfondamento che un fallo. Attenzione Fasano, si ripropone, Yastam, palla all'ala. Va a deviare Saitta, ma in fallo laterale, rimane in attacco Fasano. Siamo per entrare negli ultimi 120 secondi di gioco. Bella partita. Gira palla Fasano. Bene, l'ultimo quarto d'ora si è segnato veramente, veramente poco. Insomma, c'è stato impegno da parte della difesa. Pugliese rientrato e incrocia con Notarangelo. A sbloccare la situazione per Fasano, 25-26. Siamo alle battute finali, 1 minuto e 40 al termine, più uno per Fasano. Ogni singolo dettaglio è infatti arriva qua, al time out. Giustamente, ogni singolo dettaglio è importante e dunque Belotti dice ok, allora fermiamo un attimo il tempo, diamo le ultime istruzioni e vediamo se riusciamo a fare la magia. Fasano già sta tornando in campo, intanto sta dando ancora istruzioni, in realtà Fobio sembrava essere terminato, poi c'è ancora qualche scambio di battuta. Ok, si rientra mentre Cassano ancora con Belotti che impartisce informazioni su informazioni, istruzioni, dettagli. E 25-26, Cassano che attacca, serve determinazione, fantasia, precisione. Tommaso raccoglie un pizzico di coraggio, un pizzico di fortuna, perché no? Coraggio era con la C, fortuna con la F, giustamente. Okay. Sei stato bravo a non farti trarre in inganno, giustamente. Tutto pronto? Buon Davide ci guarda e non favella. Chi non è d'accordo può andare tranquillamente a giocare a Cologna senza nessun tipo di problema. Infatti lui scarpia peggio, ma questa partita dura. Infatti lui pensavano tutti di dover partire presto, invece non partono presto perché c'è anche Colez in panchina. Quindi sono tutti riprende bloccati. Gioco, 1 minuto e 35 di gioco. Possesso palla per il Cassano che ha una rete da recuperare. Savini, Mazza che scarliga. Scivola, rimane in attacco Cassano, però giustamente bisogna asciugare il terreno di gioco. Si lamenta come se avesse chiesto precedentemente di asciugare il cambio e non gli fosse stato concesso. È andato a scivolare proprio nell'area del campo dove era presente l'umidità. Vabbè. Era tutta una serie di gesti per dire te l'avevo detto, non voglio dirti che te l'ho detto, però te l'avevo detto. Non volevo dirtelo, ma te lo sto dicendo. 25-26, asciugate tutto, Mazza dice qua abbiamo bisogno di secchezza, ho necessità di grip, più grip ho e più vado. Ho capito un bel ungoccio perché anch'io ho la classica secchezza delle tonsille. C'hai anche tu il grip tra le tonsille. 1 minuto e 19. La partita credo la più lunga che io abbia mai commentato, almeno a memoria. 20 minuti fa dovevamo partire, eh? Chiedono il passivo. Savini, Mazza, da fuori neutralizza Leban e controlla anche la respinta del pallone, quindi ultimo tiro di gioco, Fasano che attacca con una rete di vantaggio. Si è preso carico del tiro, giustamente Mazza come è nelle sue competenze, ma purtroppo non va. Cassano che tenta e va Fovio a... Ovviamente aveva ancora il time out, quindi ha fatto scorrere un po' il cronometro e poi chiama il time out per definire come gestire l'ultimo possesso palla. Sì, beh, diciamo che magari il ragionamento che verrebbe sarebbe quello di dire, beh, con una prestazione così con Fasano forse è ancora un po' più amaro
ciò che è successo sabato scorso, che magari insomma qualcosa in più si poteva ambire, diciamo, anche se quello di positivo, a secondo di come andrà ora questo ultimo scorcio di partita, l'approccio e la presenza in campo della squadra è stata decisamente migliore rispetto a sabato scorso. E quello è innegabilmente vero. C'è ancora una vero. Speranza di raccogliere magari almeno un punticino, dovrebbe recuperare palle, cercare di segnare, però diciamo almeno dall'aspetto caratteriale sicuramente ci sono delle note più che positive. Ora però bisognerebbe cercare di muovere anche la classifica. Vediamo se sarà possibile oppure Fasano sceglie di giocare con 7 uomini in movimento, molto coraggiosa questa scelta. Non c'è il portiere in porta. Ruba palla Savini. Vediamo se si accorge che la porta era sbarrita e va a pareggiare. Incredibile. Beh, diciamo originale la scelta di giocare con un uomo in più lasciando la porta sguarnita. È vero anche che c'è tutto il tempo per Fasano di provarci ancora. Mancano 14 secondi, passivo intanto. Palla arriva dall'altra parte ed è sfondo, bravi. Bravi. Deve lasciare la palla. Pochi secondi per il Cassano. 3 per l'esattezza. Si prova. Attenzione perché è venuto un crampo nel tentativo di tentare questo tiro sforzo, nello sforzo tecnico e finisce per arrivare un crampo, però devo dire che 26 pari contro Fasano, insomma, Cassano oggi ha dimostrato quale tipo di squadra può essere e chiaramente forse magari se la dovranno riguardare questa partita per però rendersene conto. Io mi ricordo conto. Le parole di Bellotti al termine della partita settimana scorsa, ha detto voltiamo pagina a testa bassa, noi siamo una squadra in grado di giocare alla pari con chiunque solo se noi scendiamo in campo con la consapevolezza e la voglia di fare quello che siamo in grado di fare, e credo che oggi al cospetto del Fasano abbiano dimostrato questo. Hanno giocato decisamente meglio, con un atteggiamento mentale decisamente migliore, e alla fine anche con un po' di fortuna o per una scelta coraggiosa ma azzardata dell'allenatore avversario ho portato a casa un punto. Quindi sul punteggio di 26-26 da Cassano Magnago è tutto, ringraziamo Davide Cencia telecamera, Davide Bianca e Tastini, e Luca e Cristiano vi salutano con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao.